E ciao a tutti ragazzi, e qua aspettano il nane che prima che venga da piover le meglio torsù tutte ste ballette. Ma prima breve brevissimo fin video per farvi vedere il lavoro della gettata di cemento, della plotta di cemento. Eccoci qua ragazzi, ben ritrovati nella serie in Trentin, qua col nane ad Esnin a cargar balette, perché Elo la di che guida e mi devo fare il lavoro sporco di cargarle anche il vantorno. Quindi, boh, il trattor da solo non voleva saper gen denar perché il gai soani ovviamente, adesso è, come dire, avvantaggiato perché il genade più con gli anni del nane che ne insura la brocca, comunque dai. E era un lavoro da fare anche a questo prima che venga fuori da piover. Intanto le cargo così brutali, tanto devo andare fin là, non è che devo fare chissà che carichi. Ben fuori a fine giornata che mi toccherà mangiarmi 20 panini con la bondola e specche e pastelle di Luganega, perché mi venza fama a cargar su, penso che fa 100 e passa bale, cioè 100 e passa l'unità di misura in Trentin per dire una marea, però le veramente 100, penso 101, 102. Ne rende la Sadi, mi pare che ne ho fatto 99, e tra una roba e l'altra dopo ne ho fatti tipo altre 3-4, così neanche, forse anche di meno, non a favore di camera. Chi nane non sta a stirarmi per piacere, perché la camisa la go bella netta e dritta, stirata, lavata, bravissimo. Magni medreoti, passo davanti, sperando che non mi svizza. Chi non so se che volerà una settimana, però intanto volevo farvi vedere sta scena epica qua di aiutante, insomma, che avendo l'operaio che ti dici vai a, lei è un bel mistero, dopo che anche chi che lo manda tipo vai a e non vi dico dove, mi basta che il vaga fin là e dopo si gira, adesso mi guardate un percorso, dopo dovrei ovviamente rifarlo, però intanto va ben così. Ripeto, bisognava farlo e va fatto. Qui fa tanta di quella ginnastica che va benissimo. Ecco, non so come fare, ho visto un bel pianale che probabilmente comprerò, perché costa 1500 euro. L'è Lizard azzurro, più elettrico, disente. E attenzione, questa non si riesce. Bom, ha deciso di fermarsi qui. Ma hai capito la strada, perché ho fatto sbagliarmi. Ah, forse l'è furbo, vabbè. Volevo torno quel pianale lì, però l'è enorme, cioè nel senso per il Zetor qua non va bene. Però probabilmente tolerò in più per cargar balette così ignorantemente. Ecco che l'ho dita, va benissimo, ma sono tirata sui pay. Va benissimo sto bilico qua, perché quell'altro dopo bisognava se non pilarle un po' in gaser.
E aspetta che Vardenchi, eh no, annulla il lavoro, non si può impedirgli un altro bersaglio. Che peccato. Gli l'ha studiata un po' male. Secondo me è meglio anche fargli più percorsi, tipo dirgli A, B, C, D. Comunque vabbè. Vedendo di stradarlo di nuovo e dopo andiamo avanti. Ecco, insomma, carghi su anche a queste. Ma perché ogni tanto sono buon? Poi l'aste, chi l'è saunette, non è? Balle di fento. Orco, chi basta girarsi un attimo che il nane si è trasformato. E vabbè, meglio così insomma alla fine della fiera. Anche qua, piccolo inciso, se uno volesse sempre stesso operaio per far monade, per far roleplay e aver qualchedun che sia sempre stesso, no? Ogni volta che te il cambi mi fuori uno differente. A parte che il vai a mica ho detto un'altra roba e chi va quasi sulla strada, quindi che è qualcosa che non quadra, quindi signorina mi sa che la deve fermarsi qua, perché se no se passa su qualchedun, passa su i furgoni lì dei cosoli, dei gialli, la va molto male. Niente, allora Varden magari deve andare a casa qui con il primo bilico, che se no veramente nel senso da un attimo che con l'inversore di questo è sempre come dire una sorpresa. Comunque sento questi trattori qui perché bellissimi, veramente bei. Belle animazioni, bei suoni, mi spero che adesso il timer che il Nan ha già fatto, un po' chi per carità è mica un idropo, però spero che venga fuori ancora di busto qua, non avrei mai credesse di dropparlo così tanto e che fosse così bel e merita tantissimo. Il va un po' a sambalà così, però vabbè dai, per me è una seconda piuttosto che una terza. Chi non vuole neanche attaccare niente, i tubi dell'aria, idraulica, niente, non si attacca niente, quindi tiro il bilico a strozzegon, strano quel venia, però meglio così, così almeno non ho tanti problemi. Adesso si tratta, la parte più bella, insomma, la voluta la bicicletta, Nico, è pedala, perché adesso, beh, chi smorzenda, perché sennò un fumeghino i cavai, che dopo si stoffega, con tutto il scarico. La parte più bella adesso è trarle dentro e sistemarle, perché, insomma, no. È più bello trarle sotto il cassone che trarle dentro chi ha, diria. Guarda che forza che il gal Nico. Adesso butto. Ops, meno male, l'ha fatto long cassà. L'idea è buttarle dentro così, allora così le rimbalza tipo pallamuro. Fin campionati del lancio della balletta. Che poi adesso, parti scherzi, non so in realtà circa quanto le pesa, perché su certe robe go molto occhio, però un prodotto così pressato da una roba che te pensi che pesa poco, però comunque lei appunto pressa, sfalsa un po', come dire, le idee. Le come invece, questo ve lo dico, fighe caso, non so, guardo pochi film di gente, però è Capitan Core, deve vedere mai qualche film di qui un po' così, tipo messi d'azione o robe da tipo James Bond, così. Chi ha le valigette con dentro i lingotti d'oro. Ma ascolte, pensi che siete deficienti? Perché alzare una valise con dentro piena dei lingotti d'oro, o anche cartoni, non so, ma forse anche lupeni, fia ste robe. Ma se avete il peso specifico dell'oro, ma se avete anche il peso, è come alzare dese bene d'escavador messa in una valise, cioè, quindi anche le balette, cari miei. Adesso qua può essere finta, può essere vera, non so se si riesce a alzarle e far sti voli chi, probabilmente sì, la valisotta de oro, quella dubito altamente. Comunque dai, fai una roba ovviamente, adesso finisco qua il volo, pensavo peggio, il peggio sarà un ardente sistemarle, ma quello vabbè, come dire, ve la buono, non vuoi star qui, perché sennò veramente dovevo incontrare il numero de balle, dopo taccarghe anche a quelle che ne vanno noi a vedere ste robe, quindi bon, basta, non dico altro perché sennò chi mi tira sul video. Ma a parte questo, basta, nel suo veder, senza farsi male di noci, che ormai chi vuol di nostro stifulino, che se la luce perché mi diverto massa, chi a far così par tipo disco, vabbè, ma e basta, adesso le sistemo e dopo ne vedo in quando che magari ho fatto un bel lavoro. Purtroppo bisogna farlo e va fatto e basta, non si può fare che altro.
Ed ecco qua, cari ragazzi, che siamo tornati nei campi. Ogni volta mi arriva un aiutante differente, ogni volta capisco il quel volto perché godo in una strada e si dai come in la capita. Intanto che godo a correre in giro, mi svizzino anche un pochettino le balle così, perché sennò se vado tutte le volte vizzino al trattore, veramente mi viene la sciatica e anche la pecola. Vabbè, quella vi spiegherò, non sa che lei la sa forse i trentini e basta. Penso che la sappia sol noi la sapevamo, credo. Vabbè, a parte questo, ecco, però lei è un ottimo... No, ma perché sta fermata? Mia per me non va più nelle marce, si è scassato tutto. Vabbè, dai, significa che vuol dire che dovremmo presfinire la puntata qua, mi sa. Le altre ho sistemate per ben, o forse godi vai fino a qua, mi godi denaro anche oltre. Comunque vabbè, le un po' lunga, un po' più del previsto, cioè non ne so tantissime, però le più quelle che gente il camp che quelle che gente il pienile, ma vabbè, in qualche maniera ovviamente faremo, magari è una piccola variazione sul tema, ne so vedere sa che succede, pardon, e insomma vedo strada facendo. Col nane a tirare su bale, chi sarà il titolo forse dell'episodio, chi le torna sa cambiare la canottierina, quella che aveva tutta piena di sugo, di polenta, strachin, compagnia bella, spezzatin, perché chi mangia tutte le ore, sto chi è, me lo impianta chi sempre, mi fa fare i misteri a me. Guardate voi altri se l'avrà capito anche Andonar. Comunque va bene, abbiamo fatto quasi il secondo carico, ovvio che potrei cargarlo tanto più, ma mi tocca nare Andreo come nase. Avanti Andreo, via che nare. Poi gasta sto vizio di fermarsi chi, oddio, il gaffretto al braccio perché sotto la canottiera. Va bene, dai, bon dai, ho capito che le animazioni de farming chi, va bene, dai, passiamo sti misterotti chi, seria bei misterotti che seria bel far tena live. Prima o dopo spero, mi auguro e credo di riuscire a farle. Devo riassol capire esattamente. Ma il nane, del na. La scampal, ma la sa chi come un beagle da beagle chi? Vabbè dai, vom. Ne rangen. Così fene un po' dei malani da nostra posta. Dico, seria bei misterotti da fare in tele live, perché anche uno il fa sti misteri chi, che non posso farvi 40.000 episodi, quindi fate ancora il resto, me podro le quinte, bom, basta. Però se è un bel Mister Rock, intanto raccolgo balotte, leso la chat, ve la conto su. Tu le da capire appunto quando e come e perché farle, vedrò, probabilmente magari mi attrezzo pian pian, prossimamente vuol dire nei miei tempi, magari anche fra due mesi, però vedrò di far qualcosa. Mi piacerebbe, perché sarebbe un momento anche un po' così più vicino a voi, insomma, perché ripeto, i commenti li leggo sempre, veramente sappiatelo, perché mi fa piacere, con l'app sul telefono è come arrivasse un messaggino e leso stravolintera, e leso anche più volte, nel senso più volte la prima volta che arriva, però ovviamente non ho il tempo materiale di rispondere, la questione di leggere al volo un messaggio e leso con piacere, dopo rilezzo con calma quando è l'ora di rispondere, che metto fuori il tempo apposta. Quindi voi scrivete sempre un messaggio, veramente. Ma non è perché dovevi scriverlo che fa un piacere a me, cioè se ve va ovviamente scrivesse, no, ma il fatto è che se voi scrivete dopo mi praticamente pago mente locale, perché mi viene immensa che avevi scritto, mi ricordo molto spesso, tante volte che Zen che mi dice ma come ti ricordi che ero amico, sto quella roba lì, sì magari mi ha scritto un messaggio un po' e uno tre mesi prima, però mi resta impresso, a meno che non cambi nome ogni 3x2, se uno non ha il stesso nome, stesso avatar, eccetera, mi resta impresso come quel che mi disse. Quindi uno mi dice guarda che sarebbe più bello far così, più bello far corallo, pian pianelmi dentro di me mi resta quell'idea e penso immagino che sa belli film video, allora ogni puntata vedo di far magari un pochettino di film video, immagino che non vi piace sta roba, allora vedo di evitarla, però se nessun ciacera è sempre quella, è come Nara o non Nara Avatar. Dopo si lamenta la Zen che dice ah ma non va bene sta roba qui, per forza bisognava tra virgolette dirle le robe, ecco, e quindi se vi fa piacere, sempre ripeto che mancheria, voi dice che mi ascolto. Vabbè, detto questo, però veramente siamo arrivati a fine episodio questa volta, il prossimo non che sarà la raccolta ballette, devo arrangiarmi tra le quinte sti chi dei misteri tra virgolette più odiosi per portare avanti serie, perché
che Mil faria, e comunque mi tocca farlo, però non posso proporre tre episodi di fila questo mistero, quindi mi tocca farlo e non ben fuori un episodio, mi tocca farlo e basta, senza contarvi niente. Devo inventarmi qualcos'altro, ovviamente, anche per voi, perché insomma sono, dai, che stupidezza ero guardare 3-4 episodi, cioè vabbè, questi le alla fine problemi miei, anche se problemi è una parola grossa. Detto questo, come al solito invece vi saluto e vi ringrazio, mi fa piacere che siete passati anche a voi in Trentina a fare in giretto, ma dopo andremo a fare una staccata, come dire, tra parentesi, tradotto, andremo a fare una mangiata, sarà maniera, andremo a mangiare qualcosa, prima nominare un po' di polenta, strappini, robe buone di chi, e basta, niente, dai. Basta che le chi le ore di cena, anzi mi alle 7 ho da cenare, io che le pezzò, forse, non lo so, voi... ti auguro buona cena, perché almeno che penso, ma tante volte ovviamente i video vanno ancora alle 7, magari appunto se drio a cenare, poi c'è il verbo avere cena. Vabbè, detto questo, basta, vi saluto, vi ringrazio veramente, fei bravi e ne vediamo prossimamente. Ciao a tutti ragazzi!